L'ingegnere Daniele Menniti, che conosce bene, come diceva il sindaco Chiodo, questo territorio ed è professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia all'Unical, ci spiega in concreto e tecnicamente di che cosa si tratta, a che cosa dobbiamo pensare quando parliamo di comunità energetiche rinnovabili. Beh, come tutti sanno, uno dei problemi che si deve affrontare per poter aumentare la penetrazione di fonti rinnovabili nel nostro sistema elettrico nazionale è quello di superare la difficoltà che queste presentano di non essere programmabili, quindi sono variabili nel tempo, e questa è una delle ragioni che viene addotta a motivo, per esempio, per lanciare il nucleare o altre forme. In realtà si può risolvere questo problema in tanti modi o comunque con la contribuzione di tante modalità. Una di queste è appunto quella della comunità energetica, quindi della comunità di energia rinnovabile. Quando quindi si mettono insieme chi produce energia e chi la consuma e questi riescono a farlo in maniera istantanea, di fatto la perturbazione sul sistema elettrico cessa, nel senso che io praticamente non ho in momenti della giornata in cui ho una quantità enorme di energia immessa e non utilizzata, salvo poi doverlo utilizzare la sera e quindi non avendo più il sole dovrò ricorrere a fonti tradizionali. Se io riesco a fare in modo tale che il cittadino attento e con anche soluzioni tecnologiche riesce ad assorbire l'energia che viene prodotta durante le ore in cui vi è la risorsa, noi riusciamo a risolvere a priori il problema del disequilibrio che viene causato dalle fonti rinnovabili. Chiaramente ci sono due elementi che possono intervenire in questo caso, sia la volontà del cittadino, la sua capacità di utilizzare in maniera ottimale l'energia, ma anche quella delle tecnologie. Chiaramente quando queste sorgenti vengono meno bisogna fare ricorso all'accumulo, ma se l'utilizzo dell'energia è stato fatto in maniera attenta, l'utilizzo dell'accumulo si riduce e quindi anche tutti quei costi che vengono usati come elemento per dire che anche l'accumulo non sia la soluzione del problema vengono meno. Per questo che lo Stato ha deciso a chi condivide l'energia che viene prodotta in eccesso spetta un incentivo. È un incentivo anche abbastanza importante. Oggi discuteremo di questo, illustreremo quali sono i possibili vantaggi economici per chi si aggrega, per chi si mette assieme, sebbene in una versione che secondo il mio modesto modo di vedere le cose potrebbe essere ancora migliorata, però tutto si fa per gradi. Già questo è un primo passo importante. E soprattutto riuscire a mettere assieme la gente in una comunità energetica è il primo passo e non è banale. Lei sta facendo una serie di incontri itineranti in Calabria. Quali sono le risposte dei cittadini in generale, anche delle amministrazioni o delle associazioni? Io è un anno che ho iniziato, a dir il vero ho iniziato con il comune di Tiriolo, che è stato precursore, diciamo, l'anno scorso a maggio, quasi un anno fa, e ho continuato, ormai sono decine di comuni. Le risposte sono moltissime, anzi molto positive. La difficoltà purtroppo che avvertono le pubbliche amministrazioni per aiutare i cittadini nel fare le comunità energetiche è la scarsezza di risorse finanziarie per poter iniziare a mettere gli impianti. Non che la cosa non sia economicamente conveniente, il problema è un problema finanziario. Perché quindi se io non ho la risorsa finanziaria oggi per farmi realizzare l'impianto, sebbene dopo 3-4 anni io posso recuperare l'investimento, purtroppo non posso farlo. È sempre questa la differenza tra la finanza e l'economia. Dal punto di vista economico conviene, ma non ho la risorsa finanziaria ora per poterla investire. È un po' come succede in tutte le famiglie. Potresti comprarti un'autovettura che ti farebbe risparmiare tanto, ma se non c'hai il denaro, o meglio la credibilità per farti prestare il denaro, purtroppo sarai costretto a pagare di più, pur essendo quello meno adatto a sostenere questi costi. Ecco perché si parla di abbattimento della povertà energetica. Ma nel PNRR c'è una misura importante di 1,6 miliardi a favore delle comunità energetiche, che però se ci pensate bene è davvero poca cosa rispetto ai 16 miliardi che noi abbiamo buttato al vento in meno di 2 mesi per tentare di calmierare le bollette senza nemmeno riuscirci.